Siamo qua in questo piovosissimo ESC per raccontare un po' dell'Image Forensics e in particolare di Giro, che è un tool open source che si occupa appunto di Image Forensics. Tutto inizia dall'osservazione della diffusione delle immagini nel mondo moderno, ovvero ci sono immagini digitali diffuse un po' ovunque, dai social network alle condivisioni di file, agli scambi tra persone, favoriti da selfie, foto di gruppo, foto di cani, foto di fantastici, immancabili gattini, che vengono diffuse in maniera veramente consistente. No. Esatto, e noi interveniamo proprio in questo momento con Giro, appunto questo tool open source che sostanzialmente è in grado di analizzare una grossa quantità di mole di foto e tirar fuori tutti quelli che sono i vari metadata all'interno di ogni foto. E sostanzialmente il tutto poi viene ben formattato su vari report, ben leggibili per ogni tipo di utente. Ma perché volete fare tutto qua? Perché vi ci siamo persi l'introduzione. Perché bisogna farlo? Perché in tutte le foto che voi fate, nei vostri selfie, nelle foto dei gattini che diffondete, in realtà la vostra macchina fotografica, il vostro iPhone, inserisce dei dati di sistema, cioè dei metadati, dati che descrivono altri dati, descrivono come l'immagine è fatta. Chi l'ha fatta, il device che l'ha fatta, in che circostanza è stata fatta, e vengono tutti scritti all'interno del file. Quando voi diffondete la vostra foto in formato digitale, diffondete anche un sacco di informazioni che non vi aspettate. E qua entra l'immagine forensics, ovvero la scienza dello studio delle immagini digitali. E cosa possiamo farci? Ah, niente, utilizziamo Giro per togliere tutte le nostre, i nostri dubbi su ogni immagine e avere, non so se una persona è curiosa, può utilizzare Giro per scoprire cosa nasconde un'immagine. Giro può essere scaricato e utilizzato banalmente direttamente dal sito getgiro.org. Niente, questo è tutto. Quindi posso farmi i cavoli degli altri? Sì. Sì, assolutamente. Puoi.